Dobbiamo ritrovare una gattina tigrata color grigio o marrone, ha l'orecchio destro spuntato. Si chiama Mima ed è scomparsa da casa sabato scorso, 11 gennaio, alle ore 18 da via Pellizzari a Borgo Taro. Chi avesse notizie sull'animale può chiamare il 380 383 8558. È stato commemorato a 9 anni dalla sua scomparsa Don Franco Barolli. Un sacerdote che ha saputo portare il messaggio di Gesù in mezzo alla gente, rendendola partecipa gioiosamente ad un progetto comune. Il Centro Culturale Don Antonio Beccarelli ha voluto ricordare la figura di Don Franco Barolli a 9 anni dalla scomparsa, avvenuta il giorno dell'Epifania del 2005, quando era parroco di Bedonia, dopo essere stato, sino a qualche mese prima, coparroco di Borgotaro. Una commemorazione avvenuta presso Biblioteca Manara che ha avuto come traccia la lettura di un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa di Torino da Papa Francesco, con il presidente del centro Don Beccarelli Mauro Bernardi che leggeva le domande del giornalista, mentre i giovani Gianluca Toscani, Filippo Fece e Lorenzo Benedetti si alternavano nel leggere le risposte del pontefice. Ed è stato sorprendente scoprire dei singolari parallelismi tra la visione del messaggio evangelico propugnata da Papa Francesco e il modo con cui Don Franco interpretava il proprio ministero sacerdotale. Don Franco ha saputo coinvolgere la comunità trovando sempre una parola o, come ha detto Don Angelo stasera, un gesto che vale tanto quanto una parola per tutti. Ha saputo trovare tempo per prendersi cura di ogni singola persona della comunità con forza ma anche con tenerezza. Una chiave di lettura del modo di operare di Don Franco, confermata anche da chi insieme a lui ha retto per quasi 8 anni la parrocchia di Sant'Antonino in Borgotaro. Se fosse ancora vivo Don Franco apprezzerebbe certamente tanto questa dimensione nuova, diremmo, che Papa Francesco sta portando, soprattutto lo stile di umanità, annunciare il Vangelo con la gioia, annunciare la misericordia, essere segno di Dio accanto ai poveri, agli ultimi. Erano tutte sensibilità che erano molto presenti in Don Franco, il suo modo di stare con la gente, le amicizie semplici e vere che sapeva costruire, la sua sensibilità soprattutto poi per gli ultimi, per gli emarginati, quanta dedizione ha dato anche per avviare e poi portare avanti il cammino della Caritas qui a Borgotaro. E quindi davvero una serata bella, mentre abbiamo pensato a Don Franco, ci siamo aperti anche agli orizzonti nuovi di Papa Francesco. Restiamo a Borgotaro dove sono ripresi con l'inizio del nuovo anno gli appuntamenti del centro sociale e ricreativo Timossi. È stato un momento di cultura e divertimento. Si è divertiti facendo cultura al centro sociale ricreativo Giovanni Timossi di Borgotaro nel corso di un piacevole pomeriggio durante il quale si è parlato di usanze, personaggi, aneddoti della tradizione borgotarese e si è potuto ascoltare brani di letteratura dialettale in prosa e in poesia, nonché musica del folklore locale. Un viaggio alla riscoperta di un'identità territoriale per perpetuarne la memoria, soprattutto attraverso la conservazione del dialetto. Lo scopo era proprio quello di creare un pomeriggio piacevole attraverso un excursus linguistico importante, pur parlando anche delle cose del passato di tutti i giorni. Il recuperare le tradizioni, il recuperare la vita attraverso lo scandire delle stagioni, attraverso le usanze, attraverso le fiere, i mercati, tutto ciò che serviva per caratterizzare la vita del nostro passato e del nostro borgo ha un riscontro importantissimo proprio nella lingua. Quindi una lingua da non dimenticare. Io sono arrivato al paradosso di dire che se non riusciamo più a parlarla,
debba essere insegnata obbligatoriamente nelle scuole. Andiamo a Bardi, dove il comune e la società Ballo che Sballo ci ricordano la scuola di ballo, Ballo Liscio e Balli di Gruppo, al via presso la Casa della Gioventù, domani, mercoledì 15 gennaio, a partire dalle ore 20:30. È un corso di ballo che metterà a vostra completa disposizione l'insegnamento dei vari generi. Una serata di tanto ballo e tanto divertimento. Quindi siete attesi, la scuola di ballo vi offrirà la prima lezione gratuita. Per saperne di più potete informarvi sia presso il comune che presso la società, appunto, sui corsi che stanno per partire domani. E ora siamo alla pagina sportiva, parliamo di basket, un weekend sfortunato per le formazioni di casa nostra. Sentiamo. Fine settimana senza grosse soddisfazioni per le formazioni seniores della Valtarese Pallacanestro. Le ragazze della Robby Profumi in Serie B hanno dato filo da torcere alla prima della classe, Progresso Bologna, alzando bandiera bianca solo nell'ultimo quarto. Il punteggio finale 63-42 per le felsine non rende merito alla prestazione delle atlete del coach della Pina, che sino al termine del terzo quarto erano riuscite a mantenersi in contatto con le più quotate avversarie. Una sconfitta che lascia comunque ben sperare per l'incontro decisivo per la salvezza che è in programma sabato sera alle ore 21, quando le nostre ragazze faranno visita alle bolognesi del San Lazzaro di Savena in una gara che potrebbe, in caso di vittoria, mettere una seria ipoteca all'ingresso nei play-out salvezza. Anche i ragazzi di promozione maschile impegnati ieri sera contro la prima in classifica Piacenza hanno cercato di mettere in difficoltà gli ospiti limitando le bocche da fuoco della formazione ospite. La gara, che è viaggiata sempre sul sostanziale equilibrio, ha visto alla fine prevalere l'esperienza di Piacenza, che si è imposta sui Diavoli Rossi con il punteggio di 53-44. Sfortunata invece la gara della Serie C femminile del coach Perazzi, che contro le modenesi del Mirandola ha per larghi tratti guidato, per poi uscire sconfitta di sole tre lunghezze con il punteggio di 42-39. Ora le speranze di non chiudere il bilancio settimanale con quattro sconfitte sono riposte nella formazione di prima divisione maschile, che questa sera alle 21 al Palaraschi affronterà il Fiorenzuola nella sfida che vale il secondo posto nel girone. Il meteo per domani, mercoledì 15 gennaio. Al mattino nebbie diffuse, durante la giornata ampie schiarite. Torna la nebbia invece in serata. Le temperature sono in diminuzione nei valori minimi, valori tra 1 e 3 gradi, le massime attorno ai 7 gradi, i venti saranno deboli. Vi lascio con la programmazione serale di RTA, cominciamo alle 20:45 con Festival, proseguiamo alle 21:30 con Atlas e al termine il nostro TG. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento, a domani con l'informazione.